Ciao a tutte fatine, benvenuti in questo nuovo video. È passato un bel po' di tempo, ma finalmente sono tornata. Oggi andremo a fare un video diverso da quelli che ho fatto in precedenza. Andremo a realizzare degli slime senza colla. Allora, premetto che non sono bravissima a fare gli slime, ovviamente, e quelli senza colla hanno la necessità di avere dei saponi adatti, quelli che funzionano. Io ho preso tre saponi che avevo in casa e adesso li proveremo insieme utilizzando soltanto del sale. Se non riescono andremo a provare altre cose, andremo a fare un po' di esperimenti. Allora, ho preso questo della Johnson, questo shampoo dell'Ultra Dolce e questo doccia shampoo dell'Intesa. Incominciamo subito. Devo dirvi la verità, quello che mi incuriosisce di più è proprio questo. Quindi cominciamo subito con questo. Un attimo che prendo il cucchiaino, che ho dimenticato di prendere. Ecco qua. Ne mettiamo giusto un po'. Io non ne vado a mettere troppo perché non so se funzioni. Quindi non vorrei sprecare il sapone. È molto denso, come potete vedere. Visto? Andiamo ad aggiungere un pizzico di sale e mescoliamo. Ah, ditemi se questa tovaglietta che ho messo come sfondo vi piace, è un nuovo acquisto, e così non rischio di rovinare il piano su cui registro i video, appunto. Allora, non riesco a capire se si sta attenzando. Mi pare che un pochino sì. Sì, penso proprio di sì. Andiamo ad aggiungere un pizzico di sale. Ok, penso sia addensato un po' di più e non vorrei andare ad aggiungere altro sale soltanto perché ho paura che si sciolga, quindi il risultato per ora non mi dispiace, quindi vado a metterlo in frigorifero per 5-10 minuti. Nel frattempo prendiamo l'ultra dolce della Garnier. Adesso ho i miei dubbi che funzioni, pure perché ho provato anche diverse volte. Comunque, vediamo. Devo dirvi che è molto liquido. Non so se riuscite a vedere, perché giusto ho preso la ciotola bianca con lo shampoo trasparente. Vabbè, non si sarebbe visto non si sarebbe visto ugualmente. È molto. No, mi sembra ancora liquido. Per questo non mi vorrei dilungare molto, devo dirvi la verità. Quindi direi, infatti lo trovo anche un po' più sciolto, direi di andarlo a mettere in frigo ugualmente e dopo vedremo se magari ritornare a modificarlo oppure se farlo in un altro video. Quindi andiamolo a mettere anche questo in frigorifero. Passiamo all'ultimo sapone. Lo apriamo. Anche questo è trasparente, anche questo è molto liquido. Vedete?
Vi do un consiglio. Quando dovete fare uno slime senza colla e dovete mettere il sale, non andate a mettere troppo sale, perché il sapone si scioglierà. Noto che questo si sta addensando, ragazzi. Vediamo un po'. Mi sa di sì, quindi aggiungiamo un altro pizzichino di sale e vediamo come si comporta. Mi sa proprio di sì. È proprio molto gelatinoso. Proviamo ad aggiungerne proprio pochissime e vediamo cosa succede. Si sta sciogliendo, quindi andiamolo a mettere in frigorifero, anche questo per 10, per 5-10 minuti. E noi ci vediamo quando saranno usciti dal frigorifero. Eccomi ritornata. Adesso andiamo a prendere il primo slime. Ecco qua. E andiamo a vedere. Nei commenti suggeritemi se vorreste vedere altre ricette e scrivetele sotto nei commenti, appunto. Allora. Io direi che di essere venuto è venuto, ma è ancora molto, appunto, appiccicoso, liquidoso. Vedete? Non benissimo, ma è riuscito. Se facciamo così, leggermente dalle pareti tende a staccarsi, quindi sì, penso proprio che sia venuto decentemente, abbastanza decentemente. Adesso questo lo mettiamo da parte e andiamo a prendere il secondo, quello con ultra dolce. E no, questo è ancora liquido. E mi sa che lo andremo a modificare in un prossimo video, quindi restate aggiornati. Prendiamo l'ultimo. Finora quelli che mi hanno dato più soddisfazioni, quello che mi ha dato più che altro più soddisfazioni è quello della Johnson. Vediamo se questo lo supera. Penso proprio di sì. Vediamo. È più liquidoso. Però sembrava più denso. Scrivetemi sotto nei commenti se volete che vada anche a modificare questo. E niente, questi sono i nostri tre risultati. Quello che mi ha dato più soddisfazione è stato questo. Quello cui avevo meno aspettative era appunto questo con l'ultra dolce. Avevo poche aspettative anche con quello dell'Intesa, l'ultimo che abbiamo fatto, però durante la procedura per farlo mi stavo ricredendo, perché devo dire la verità, si è addensato davvero molto molto e anche bene. Quindi è stata un po' una delusione, un po' un flop. Quello che è riuscito meglio è stato appunto questo qua. Ok, spero che il video vi sia piaciuto. Vi raccomando, iscrivetevi e mettete like per altri contenuti all'interno dei video del genere. E soprattutto commentate sotto nel commento che cosa potrei migliorare, che cosa vi dà fastidio.
Io cercherò di migliorare per rendere gradevole il mio video. Quindi io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!